Vivere e raccontare, puntata numero 428, sono le 11 del 4 marzo 2024, dagli studi di Aracne TV, Paola Perni, in collegamento con noi Leonardo Dini, docente e filosofo. Vivere e raccontare il programma televisivo ideato da Augusto Zucchi e Gioachino Onorati, e oggi con il professor Dini parleremo del conflitto russo-ucraino. Buongiorno, professore. Buongiorno. Io chiedo alla regia di mandare in sovraimpressione la pagina Beautiful Mind dedicata al nostro protagonista e a lui chiedo se l'architettura della sicurezza e della pace internazionali passano per Kiev e Mosca. Sicuramente sì, è a dimostrarlo proprio la coincidenza con due eventi molto recenti. Il primo è il vertice che si è svolto a Monaco di Baviera sull'architettura della sicurezza europea e internazionale nei giorni scorsi. Il secondo è il vertice dell'Eliseo di Parigi, vertice, che riguarda un vertice che riguarda direttamente proprio questo tema, e cioè proprio il tema della sicurezza internazionale. E dopo il caso Navalny, può la Russia evolvere verso una democrazia europea anziché verso una dittatura orientale eurasiatica? Certo, il problema è proprio questo, il fatto che si è creata una coalizione militare su larga scala, che appunto coincide al timore, al rischio di una terza guerra mondiale, cioè di un conflitto su larga scala, che è composto di fatto da, oltre che dalla Russia, dall'Iran, alleato storico della Russia, dalla Corea del Nord, a sua volta alleato della Russia, che sta inviando anche missili e supporti alla Russia, e anche dalla Cina, che solo apparentemente ha un ruolo neutrale. Basta citare solo un episodio. Il giorno prima di iniziare il conflitto in Ucraina, Putin ha incontrato il leader cinese Xi a Pechino, e non è una coincidenza, ma quasi un lasciapassare, un semaforo verde da parte cinese all'operazione militare in Ucraina. E secondo la sua prospettiva di filosofo, come si può ricostruire un equilibrio di pace internazionale? Penso che si debba ripartire da due prospettive. L'opinione del segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, che si sta impegnando a tempo pieno e non in modo formale, ma sostanziale, sul tema della pacificazione e sul creare un nuovo rapporto di dialogo tra i contendenti. Basti pensare che la Russia è tuttora nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e questo crea anche un grave problema per i blocchi e i veti incrociati da parte russa rispetto alla situazione in corso. L'altro riferimento importante, non soltanto per i filosofi, ma anche nella società attuale, è quello del Pontefice, di Papa Francesco. Il Papa praticamente ogni domenica nei suoi Angelus si appella alla pace e continua a operare quotidianamente in vista di un dialogo di pace che è tutto da costruire. Finora le uniche trattative sono state quelle nella fase iniziale della guerra e promosse dall'oligarca russo Abramovich, che ha cercato insieme con il governo turco, che tuttora si sta impegnando appunto per un tentativo di pace, di creare un dialogo tra le parti, un dialogo tuttora inesistente purtroppo. E la globalizzazione della pace, secondo il concetto di pace di Immanuel Kant, può superare gli egoismi nazionali delle guerre? Direi proprio di sì, a partire dal tema del saggio Per la pace perpetua di Immanuel Kant, un saggio relativamente poco conosciuto rispetto alle sue opere maggiori, come appunto le opere di metafisica, però fondamentale proprio perché è un saggio che è stato scritto da Immanuel Kant al tempo in cui l'esercito napoleonico stava conquistando l'Europa. Dunque, una situazione paradossalmente simile ai propositi neonapoleonici di Putin, cioè del dittatore russo attuale, che si richiama lo zar Alessandro III. Dunque esiste la possibilità di costruire una pace su base internazionale. Da un lato il primo supporto di questa pace sono proprio le Nazioni Unite, dall'altro la ripresa del dialogo diplomatico, perché c'è un'assenza totale di dialogo diplomatico in questo scenario di guerra dal 2022 fino ad oggi, e l'altro è anche il dialogo fra civiltà, un dialogo fra civiltà che non può passare dal dialogo all'interno del mondo ortodosso, a proposito di dialogo interreligioso, per esempio tra il patriarca Kirill di Mosca e il patriarca ucraino, un dialogo che si è interrotto con l'inizio della guerra e anzi ha visto contrapposti, oltre che gli eserciti, anche le due chiese, la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa ortodossa di Kiev. Io la ringrazio per essere stato con noi, professor Dini, e ringrazio anche i nostri telespettatori e do appuntamento alla prossima puntata di Vivere e Raccontare.